Amici di Money.it, ben ritrovati e siamo di nuovo qui per un appuntamento extra con le nostre interviste in diretta. Vado a salutare quest'oggi il senatore Matteo Richetti di Azione. Benvenuto su Money. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, calza a pennello questa presenza per commentare questi stati generali dell'economia. Il senatore Richetti non ha usato, insomma, no, giri di parole, no, in questi giorni per descrivere dal suo punto di vista come possiamo valutare tutto quello che abbiamo letto e sentito. Oggi sono emersi nuovi capitoli per progettare il rilancio, che giudizio diamo di questa iniziativa del governo? Beh, io vorrei andarci piano, perché poi quando si danno giudizi che secondo me corrispondono solo alla cronaca delle cose, di solito ci sono reazioni pubbliche piuttosto scomposte, sgradevoli, però sarebbe interessante poter commentare insieme a lei proposte puntuali, provvedimenti a carico del fisco, provvedimenti a carico dell'industria, delle imprese, del commercio, delle famiglie. E non dover invece commentare, come siamo costretti a fare, enunciati, dichiarazioni di intenti assolutamente generici sui quali uno può anche essere d'accordo, ma il giorno dopo il paese è esattamente quello che troviamo oggi ad affrontare in termini di problemi. L'intelligenza di un'affermazione la misura la possibilità di discutere del suo contrario. Se uno dice io sono per abolire il contante, questa cosa fa emergere un'altra posizione che dice voglio inserire tutto la liquidità che c'è, voglio togliere il limite al contante. Io sono della prima scuola, ma mi interloquisco con la seconda. Se il Presidente del Consiglio dice non sprecheremo neanche un euro dei soldi che arriveranno, ha senso l'affermazione contraria? Ma chi è il Presidente che dice sprecheremo i soldi che arrivano? Siamo al Festival della banalità, si arrabbiano, hanno dei sostenitori digitali, devo dire anche alcuni in importanti redazioni di quotidiani italiani che dicono Conte ha salvato il paese, se va bene loro siamo tutti contenti, ma il punto è sulla fiscalità alle imprese, che si fa? Perché poi alla fine oggi, dopo aver detto che siamo i salvatori della patria, che non sprecheremo i soldi, che ne usciremo più forti, che ci terremo per mano, devono dire prolunghiamo la cassa integrazione di 4 settimane perché hanno sbagliato a contare i giorni del calendario e i soldi che hanno stanziato fino a qua non coprivano estate e autunno in termini di necessità delle imprese. Questo poi alla fine diventa la verità. Allora, francamente, se uno deve fare una settimana di passerella, andare in villa, scomodare i giornalisti per dire prolunghiamo e finanziamo altre 4 settimane di cassa integrazione, poteva fare un Consiglio dei Ministri fatto bene, se lo faceva a suo tempo era pure meglio. Ecco, sono perplesso da questi aspetti io, perché oggi manca una visione d'insieme delle politiche economiche e sociali di cui ha bisogno l'Italia. Qualcuno ha parlato anche nell'opposizione, di Parlamento esautorato. Sono critiche giuste oppure appunto servono critiche poi sulla mancanza di sostanza e di concretezza? No, io non mi sento di unirmi a queste critiche. È vero che per il confronto tra maggioranza e opposizione esiste il Parlamento, è vero che è sciocco, è stupido dire alle opposizioni vi invito a Villa Doria Pamphili a discutere con me. Il Premier viene in aula, le forze politiche si confrontano, ma il Parlamento è ridotto a ciò che le forze parlamentari lo lasciano ridurre. Perché i primi partiti che dicessero adesso ci diamo un taglio, adesso rivendichiamo la titolarità della politica alla discussione progettuale, ma non lo fanno. Non lo fanno perché l'80% dei parlamentari, trasversalmente ai partiti, è preoccupato solo della durata, della quantità del tempo, non della sua qualità in termini di proposte. È un Parlamento fatto di parlamentari che si professano garantisti e votano buona fede. Come il compagno Renzi, del Partito Democratico che è il partito del lavoro e vota l'assistenza, il reddito di cittadinanza, quota 100 e oggi ci mettono pure il reddito di emergenza. E quindi il problema, almeno questo, non diamo la colpa a Conte.
Conte può permettersi questo perché le forze politiche di riferimento sono alla barzelletta. E quando gli dici, ma scusate bene, vi faccio un esempio. Avete montato una modalità di sostegno ai commercianti che è surreale. Oggi noi a un commerciante che è stato chiuso 4 mesi per il lockdown e doveva pagare comunque l'affitto al proprietario del negozio, diciamo che daremo il 60% di quell'affitto in credito d'imposta l'anno prossimo, se il commerciante primo sarà ancora aperto e vivo, secondo avrà una capienza fiscale per recuperare quel credito. Gli abbiamo detto, ma perché non fate il provvedimento sul proprietario? Che subito, e quindi un immediato beneficio, dimezza la rata al commerciante, e lui che sicuramente capiente fiscale sarà, perché su quell'affitto ci paga le tasse e quindi quello dà capienza fiscale e credito verso lo Stato, va in credito d'imposta. Sai cosa mi hanno detto Richetti? Ma è una bella idea, solo che noi ormai abbiamo già fatto così. Ormai abbiamo già fatto così è sinonimo di un Parlamento che non è neanche in grado di mettere in discussione il contenuto dei provvedimenti. Qui siamo oltre l'analfabetismo funzionale, qui non sanno, questi non sanno cos'è il factoring, non sanno come funziona un'impresa, non sanno i tempi e le relazioni con lo Stato. Abbiamo detto, ma invece che 25 miliardi di Cura Italia, 55 di decreto rilancio e fanno 80, più tutti i soldi a garanzia, restituite gli ultimi acconti IRAP e IRES immediatamente, di modo che le imprese abbiano la liquidità, invece che pagare metà dei debiti della pubblica amministrazione, pagateli tutti, usate così i soldi che avete, che sono soldi veri, perché il giorno dopo generano imprese con più risorse, non imprese che hanno in mano la mail della banca che dice che ci vogliono 40 giorni per l'istruttoria dei 25.000 euro. Ci hanno risposto che in quel caso non ci hanno risposto, perché altrimenti avrebbero dovuto riconoscere che è meglio montare dei meccanismi in cui i soldi sono messi a garanzia che sono tirati fuori veramente, perché i soldi a garanzia, se siamo fortunati, non si scomodano mai. In un caso di scuola, se tutte le imprese che oggi vanno in banca a chiedere un prestito lo restituiranno, lo Stato fa solo da garante senza mai tirar fuori un euro. Ma non sarà così. E non è nemmeno giusto che i soldi veri siano solo per l'Alitalia e la Fiat, mentre le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, le microimprese, quelle familiari, sono alle prese con delle procedure che davvero non stanno né in cielo né in terra. Ecco, io penso che manchi questo. Volete fare gli stati generali, ma fateli aderendo alla realtà, non tra l'altro facendo parlare il povero Colao, il quale è stato nominato in una task force. Abbiamo chiesto a Conte, ma cosa serve questa task force? A fare proposte. Quando si è azzardato a fare una proposta, gli hanno detto, questo compete alla politica, non è il tuo campo, e Leo ha invitato a mettere nel cassetto il piano Colao. Ma poveraccio, ma io manco ci andavo agli stati generali se fossi stato in Colao. Ma cos'è questo gioco delle tre carte, perché l'unico obiettivo è non far capire agli italiani dove stanno le reali responsabilità? Ecco, io sono molto preoccupato se i prossimi mesi vengono agiti in questo modo. Ecco, infatti da più fronti, ne parliamo in molte trasmissioni, si teme che stando così le cose a settembre-ottobre, insomma, ci saranno dei problemi per tante aziende, per tante piccole aziende, piccoli imprenditori, e anche problemi di tensione sociale. È un rischio concreto? Ma insomma, voi siete un canale tematico preparato da questo punto di vista. Avete visto anche voi il dato che non è delle forze politiche. L'Istat prevede 2 milioni di disoccupati aggiuntivi rispetto alla situazione attuale. Nessuno si augura, perché è una politica malata, irresponsabile, quella che spera nelle disgrazie del paese per ottenere cambi di governo. Io vorrei che si facesse fronte a quel tipo di problemi, ma ad esempio il segnale che arriva questa mattina proprio sulla necessità di estendere la cassa integrazione fa capire quanto ancora ci sarà sofferenza circa il pieno reintegro dei lavoratori in azienda. Il pieno reintegro dei lavoratori in azienda non avviene perché le aziende non torneranno a pieno regime, anche perché in alcuni settori, io sono di Sassuolo, penso a quello della ceramica, della meccanica, si sono persi in queste mesi quote di mercato, anche a causa di come si è gestita l'emergenza. Abbiamo il bel da raccontare, il modello italiano, e mandare il veto della von der Leyen che dice che abbiamo fatto scuola. Mentre noi facevamo scuola, gli olandesi ci portavano via i camion di piastrelle
E probabilmente quando la logistica ha fermato la produzione abbiamo pure perso qualche quota di mercato. Io non attribuisco responsabilità perché è da sciacalli, ma vorrei che oggi affrontassimo questo aspetto. Come si rimette pienamente a regime la macchina economica del paese? È per questo che nel piano che abbiamo presentato con Carlo Calenda, con Azione, con il nostro partito, c'è un piano che parla di investimenti, di decarbonizzazione. Ma cosa c'entra la decarbonizzazione con l'emergenza coronavirus? C'entra il rimettere in tempi rapidi l'economia italiana in una posizione di piena operatività e anche di innovazione rispetto alle modalità con cui produce. E allora, se vuoi rilanciare il settore dell'edilizia, quello dell'automotive, quello della metallurgia, mentre sostiene gli investimenti, proponiamo infatti di reintrodurre immediatamente gli strumenti del piano Industria 4.0 sugli iper e sui superammortamenti, li vincoliamo a procedure di innovazione ambientale, cioè ti sosteniamo, recuperi fette di mercato, lo fai innovando sul piano della riduzione dell'inquinamento. Questo serve al paese. Un piano strategico di come si riparte, si torna alla piena occupazione e i soldi che arrivano, che arriveranno, che ci sono stanziati, magari sul recovery fund ci fossero dei tempi di attuazione di quella misura, perché come sappiamo bene siamo ancora alla conferma da parte del Consiglio d'Europa di quella misura. Quando arriveranno, noi proponiamo che vengano utilizzate tutte in maniera strategica sulla crescita, sull'innovazione, sull'occupazione. Perché se continuiamo con i bonus, l'assistenza, i crediti d'imposta, noi lasciamo a casa le persone dal lavoro e con un sostegno economico, ma non ripartiamo più, non riprendiamo più. Io sono terrorizzato. Guardi, siamo a metà di giugno, la stagione estiva è alle porte, tutto il pezzo della ricettività alberghiera, della ristorazione, del turismo, che spesso ci raccontiamo il petrolio del paese, non sta funzionando a pieno regime, anzi la prospettiva, e sento qualcuno che non salterà completamente l'estate. Tutto questo sarà quel famoso mancato PIL che può addirittura arrivare alla doppia cifra, ma una riduzione del PIL in doppia cifra non è indolore, come diceva lei, sul piano sociale, giustamente. La vostra posizione su MES, Recovery Fund, qual è? Visto che, come sappiamo, insomma, è un tema che, come dire, giudicato controverso, dove ci sono posizioni anche contrapposte. La nostra posizione è chiarissima, assumendoci anche le responsabilità, mentre nella maggioranza qualcuno gioca, perché quello che auspicano questi grandi politici seri come Di Maio, Zingaretti, Renzi, Fraccaro, Bonafede è: se cambiassero nome al MES, proviamo a raccontare agli elettori che non abbiamo ceduto al MES, perché è tutta una discussione ideologica. Il MES, che è uno strumento immediatamente pronto, a differenza del Recovery Fund, che deve essere approvato intanto, e quindi dopo la proposta della Commissione il Consiglio d'Europa deve dire sì, va costruito in termini di condizioni, va costruito in termini di entità, di quantità, e poi diventa operativo. Qualcuno dice a far presto, alla primavera del prossimo anno. Secondo lei abbiamo il tempo di aspettare la primavera del prossimo anno? Il MES è immediatamente attuabile come misura e dà, in relazione all'emergenza, l'unico vincolo, come sappiamo bene, di investimenti in ambito sanitario. Ecco, noi riteniamo che lo Stato dovrebbe immediatamente liberare risorse proprie destinate alla sanità, con le quali sostenere eventualmente misure economico-sociali, attingere pienamente al MES. E se l'unico vincolo non è che sono le riforme, le pensioni, la troica, l'unico vincolo è: verremo a vedere che li spendete nella sanità. Abbiamo bisogno di investimenti in sanità, che l'emergenza coronavirus ha disvelato in tutta la sua ferocia. Intanto siamo andati a richiamare medici mandati in pensione con quota 100, prima da Salvini e Di Maio, poi confermati da Zingaretti e Di Maio nell'ultima legge di bilancio. Andranno in pensione 35.000 medici nei prossimi 5 anni. Abbiamo speso e abbiamo attrezzato giustamente di corsa terapie intensive,
aree suppletive delle strutture ospedaliere che invece devono essere fatte con una pianificazione di investimenti strategica. Dobbiamo ammodernare la tecnologia sanitaria che offre delle possibilità in termini anche di telemedicina, di strumenti ad altissima precisione. Facciamo questi investimenti che sono lavoro, che sono occupazione, che sono risposta ad un bene primario che è la cura delle persone, liberiamo risorse dal nostro bilancio e sosteniamo economia e sociale. Poi noi riteniamo che il Recovery Fund sia una misura assolutamente da costruire e realizzare, sappiamo che dipende dalla dimensione comunitaria, Carlo Calenda è direttamente impegnato perché siede nell'Europarlamento, però ragioniamo di tempi più lunghi. L'Italia avrà bisogno di tutti questi strumenti. Smettiamola di fare una guerra ideologica a ciò che propone l'Europa. Perché, come lei sa bene, oggi noi abbiamo ancora il bilancio dello Stato in piedi, i conti pubblici comunque in sostenibilità, è uno spread controllato al di là delle oscillazioni di giornata, grazie al fatto che il nostro debito è stato costantemente comprato dalle strutture finanziarie europee. Ecco, io prima di dire che l'Europa è il problema, proverei a capire quanto l'Europa in realtà potrebbe essere la soluzione ai nostri problemi. Allora, ci scrive qualche spettatore. Vincenzo dice: oggi raccogliamo il frutto avvelenato delle tante chiacchiere fatte da tutti nell'ultimo decennio. Il problema è che continuiamo tutti a chiacchierare. Purtroppo vi accorgerete della realtà quando vi esploderà in faccia. Qui c'è insomma un po' di avversione, mi pare, verso la classe politica. Però Vincenzo ha ragione, cioè la politica continua a litigare su tutto, anche su come si scrive plexiglass. Io rifiuto abbastanza però questa generalizzazione, perché uno potrebbe dirmi: Richetti, ma perché fate solo delle chiacchiere? Ve le ho illustrate questa mattina: fisco, restituzione di IRAP, economia circolare, investimenti, super e iperammortamenti, ACE al 7%. Noi abbiamo fatto delle proposte. Vorrei che Vincenzo mi scrivesse: le proposte che fate sono sbagliate. Oppure che dicesse: le proposte sono giuste, perché non vengono applicate? E io gli do il cellulare di Conte. Però funziona così, in chiarezza. Quando noi abbiamo delle relazioni sul lavoro, in famiglia, sentimentali, se uno fa un ragionamento logico, uno prova a capire dove sta l'inghippo. Io non mi faccio dire del chiacchierone al pari di Salvini, Meloni, Di Maio e Renzi. Perché quando io dico che un ministro è un giustizialista ed è pericoloso, voto che vada a casa. Invece ci sono dei politici che fanno i comiziacci circa il garantismo e poi si tengono i giustizialisti, che fanno i comiziacci sul partito del lavoro e poi votano l'assistenza, che fanno dei comiziacci sui decreti Salvini da abolire, sono al governo da un anno e non li aboliscono. Questo è fastidioso, questo è parlarsi addosso. Però il nostro paese non cambierà e non si salverà fino a quando non cominceremo a separare il grano dalla crusca, perché così non si va da nessuna parte. Qualcuno ha fatto uno sforzo anche sulla propria pelle, perché io e Carlo Calenda non è che siamo nati questa mattina, militavamo in un partito che ha preso i voti dicendo: là ci sono i populisti e là restano, qua ci siamo noi e siamo quelli di governo e non c'è spazio di alleanza. Dopo una settimana erano belli che alleati. Secondo noi questa non è coerenza, abbiamo fatto una scelta grave, pesante, ma che oggi ci consente di fare proposte esattamente circa le convinzioni che abbiamo, non rispetto a ciò che si può dire, altrimenti Casalino si arrabbia. Ecco, che cosa vi differenzia, proprio perché appunto conoscete bene in particolare il Partito Democratico, che cosa rappresenta oggi e in che cosa vi sentite soprattutto diversi? Ma il Partito Democratico viaggia in acque sicurissime, perché rappresenta tutto. Rappresenta il partito che propone la patrimoniale e quello che si oppone alla patrimoniale. Rappresenta il partito che chiede sui soldi di Salvini che arrivano da Russia, ma va bene quelli che arrivano eventualmente, vedremo se verificato, da Di Maio dal Venezuela. Orfini chiede i decreti l'abolizione dei decreti di sicurezza, ma i decreti di sicurezza sono lì. Votano gli accordi commerciali con l'Egitto e poi fanno la discussione pubblica e dice: ma Franceschini, chi ha deciso che il PD è d'accordo? Siamo alla presa in giro dei loro elettori, che voglio, ai quali esprimo tutta la mia solidarietà, perché io vorrei un partito, fossi un elettore del PD, che prima mi dice quello che pensa e quando va nelle istituzioni lo fa.
non che predica rinnovamento e per il quarto mandato c'ha gli stessi parlamentari, non che usa il lanciafiamme con De Luca e De Luca è ancora lì, non che Emiliano è contro lo sviluppo ma Emiliano non si discute. Come si fa a criticare il Partito Democratico? È lo scegliere del tutto e di più. Noi abbiamo fatto delle scelte. Se uno fa il populista, con noi non c'è spazio. Vale per Emiliano, vale per gli altri. Sì, facciamo riferimento alla cultura riformista, liberal-democratica, europeista, lì stiamo. Abbiamo provvedimenti che contrastano le ingiustizie, sostengono il merito, sostengono le imprese, e tutti i giorni noi abbiamo fatto un piano di rilancio del paese a semafori, una cosa che nessuna forza di governo si è messa lì a fare, e che dice, invece che le discussioni quotidiane sui bilanci, i contagi, prendiamo uno schema, un algoritmo del fattore R con zero, del numero di tamponi, del numero di sierologici, del numero di terapie intensive, e decidiamo quando una situazione è sicura, quando è a rischio e quando è pericolosa. In questo modo i cittadini sanno che scattano delle misure differenti a seconda del tasso di rischiosità fatto di tutti questi aspetti, neanche ricevuti, perché hanno un approccio di un'autoreferenzialità. Tanto il ragionamento è molto semplice. In Parlamento abbiamo i numeri, non ci manda a casa nessuno, possiamo annunciare 400 miliardi in televisione, poi vai a vedere, sa, ce ne ha garantiti 400 milioni, oh, ma da 400 miliardi a 400 milioni sono lo 0,1%. Insomma, davvero io penso che la cosa che ci differenzia di più è un atteggiamento di serietà. Io rivendico coerenza, poi non do giudizi patenti morali, però sono uscito dal PD per mancata e palese mancanza di serietà. Ecco, questo aspetto concreto, no, a un certo punto era la grande aspettativa anche che c'era nei confronti di Renzi. Italia Viva quindi oggi annuncia una cosa e poi però comunque vota sempre la fiducia al governo per rimanere lì, in carica? Ma anche qui, ripeto, non voglio buttarla tutta sulla polemica politica. Io l'ultima legge di bilancio, siccome quando eravamo tutti insieme nel gruppo del PD ci siamo opposti ai provvedimenti di Salvini su quota 100, quelli del Movimento 5 Stelle sulla cittadinanza, ho detto ragazzi, adesso che siete in maggioranza, io sono sicuro di aver sbagliato a dire che esco dal PD perché cederà a tutte le richieste dei grillini, dimostratemi, votiamo un emendamento che cancella le cose sbagliate. Hanno confermato tutto. Noi abbiamo speso 60 miliardi di quota 100 per mandare in pensione persone che avevano un lavoro senza che questo avesse prodotto un pari aumento dell'occupazione senza nessun meccanismo virtuoso. Lasciamo stare che col Covid abbiamo richiamati in servizio perché non sapevamo dove prendere i medici. Ma davvero credo che su buona fede, idem, su moltissime misure, so tra l'altro che Matteo Renzi non condivide, ma lo dice lui, Lazzolina sulla scuola, buona fede sulla giustizia, bisognerebbe a questo punto chiedersi che cosa condivide, ma è convinto che in questo modo si salvi il paese da Salvini. Io stesso quando critico la mancanza di proposte del governo, non è che non guarda che ti sbagli, il governo ha proposto 1, 2, 3, no. Mi rispondono sotto insultandomi, sei diventato un Salvini qualunque, emuli Salvini, sai solo criticare. Ma rispondetemi 3 cose che ha fatto sto governo, ma che che ha annunciato, che ha raccontato negli stati generali, nelle conferenze stampa. Ecco, io sarei prontissimo a sostenere un governo di emergenza e che facesse occupazione, che prendesse i soldi dall'Europa per le imprese, che reimpostasse il reddito di inclusione e togliesse la cittadinanza, che lasciasse a casa i navigator e provasse ad occupare i giovani, che facesse la rivoluzione dell'accesso alle professioni, che non sottoponesse i giovani praticanti avvocati a quella vergogna che è l'esame di abilitazione per diventare avvocati, che è una vergogna, che non costringesse i camici, i giovani laureati in medicina ad andare davanti a Montecitorio per chiedere non l'automatismo di diventare medici, ma di poter proseguire il percorso che lo Stato ha definito. Lo Stato gli ha detto che una volta laureati in medicina devono fare la specializzazione, ma non finire la specializzazione, ma siamo matti. Per me il Partito Democratico dovrebbe essere quella forza che accompagna lavoro, nuove generazioni. Siccome non lo fa, lo facciamo noi, mica è un problema. Quando non c'è una strada, quando manca un sentiero in montagna, non è che si torna indietro, si apre una strada nuova. E Azione ha fatto questo, si apre una strada nuova, che guarda senza fare sconti a occupazione, a merito, al contrasto alle diseguaglianze,
alla redistribuzione della ricchezza e al fatto che lo Stato faccia prima di tutto le sue tre funzioni, i suoi tre mestieri principali: cura, sanità, sapere, scuola, sicurezza, ordine pubblico. Questo pensiamo, su questo ci batteremo. Chiede Filippo se farete delle campagne nei territori con Azione. Saremo in osservanza a tutti i dispositivi con le mascherine, le distanze, non questo weekend, il prossimo, il 17-18, questo, quant'è? 19-20-21 di giugno, tre giorni di mobilitazione straordinaria con le nostre proposte, il piano di rilancio, il piano industriale, la battaglia dei camici, e saremo in quasi tutte le piazze italiane rispettando le regole, daremo notizia sul sito di Azione di questa campagna e poi ovviamente con la fine del lockdown riprenderemo anche a pieno regime l'attività sui territori, perché sono nati ormai quasi un migliaio di gruppi territoriali, il nostro partito ha superato le decine di migliaia di iscritti, quindi c'è un grande riscontro, questo ci fa piacere, ma sappiamo che la strada per diventare un grande partito popolare è ancora lunga. Oggi c'è Sileri che esclude la possibilità di una seconda ondata, dice no, non ci dovrebbe essere, anche qui abbiamo sentito di tutto e di più, ci sono stati anche dei quotidiani online che hanno fatto anche una carrellata di titoli in cui seconda ondata sì, seconda ondata no, eccetera eccetera. E quindi al di là, ecco, di quelle che sono le precauzioni e anche questo in prospettiva ovviamente in lato imprese, si potrebbe pensare, ecco, anche per non metterle troppo in difficoltà, pensiamo ad esempio ai ristoranti, insomma a chi poi lavora con dei limiti abbastanza importanti in questo momento, ecco, a un ritorno anche più rapido a una possibile normalità, o deve prevalere comunque sempre, ecco, un discorso di massima precauzione? E stavo provando a spiegarlo proprio prima, se andate sul sito di Azione trovarlo, proprio sul sito piano a semafori, rosso, verde e giallo. Noi crediamo che, siccome su questo dato c'è un oggettivo elemento di incertezza, nessuno può garantire o escludere completamente l'ipotesi di un ritorno, di un nuovo aumento dei contagi. Per togliere tutto questo, non solo dalla discrezionalità, ma anche dalla diversità, abbiamo assistito a regioni che sulle spostamenti, le seconde case hanno avuto difformità enormi circa le regole che dovevano rispettare i cittadini, abbiamo costruito un piano che dica: se la situazione si aggrava, se i contagi aumentano, se il rapporto tra tamponi fatti ed esiti, se il numero delle terapie intensive, se il famoso fattore R, se questi sono 10 parametri, allora facciamo scattare. Perché io penso, come diceva lei, che noi dovremmo, a fronte di una situazione di sicurezza, accelerare il ritorno alla normalità. Però non possiamo spostare il rischio sulla pelle dei cittadini. A fronte di con un monitoraggio quotidiano da parte delle regioni su questi 10 indicatori, non appena c'è un elemento di aumento del rischio o del pericolo, allora devono scattare di nuovo elementi di sicurezza fino al lockdown, nel momento in cui la situazione è tornata in termini di curiosità. Io sono fiducioso, oltre che auspicare che questo non accada, però non si può, ecco, la cosa peggiore è proseguire in questa incertezza, perché, come le dicevo, e qui ripeto non voglio né fare polemica né dare giudizi, ma moltissimi oratori, ma sento anche nelle località di vacanza, in moltissimi luoghi di mare, nello stesso accesso ai piccoli porti turistici, ci sono persone che quest'anno hanno deciso di non riattivare. Quel non riattivare ovviamente avrà un impatto importante. L'unico modo può essere esattamente quello che diceva lei, cioè a fronte di condizioni di sicurezza, ritorno alla normalità, ma con un presidio costante che non faccia partorire le decisioni in maniera così ritardata rispetto alle condizioni. Concludiamo con la domanda di Arturo. Visto che la battaglia vera sui costi della politica era sempre stata un pallino di Richetti, fin da quando era in consiglio regionale, cosa pensa del finanziamento pubblico dei partiti e delle indiscrezioni che, come noto, sono state smentite da Crimi e non solo da lui, riguardo il sostegno economico del Venezuela ai 5 Stelle?
ragione Arturo, da presidente del Consiglio regionale fummo i primi a dare un taglio definitivo alla storia dei vitalizi. Devo dire che purtroppo nella stagione del Movimento 5 Stelle, primo partito in Parlamento, ancora quella vicenda è lì, avendo utilizzato lo strumento della delibera. Questo non ha portato ad un superamento definitivo dei vitalizi. Dico che sul finanziamento alla politica oggi abbiamo raggiunto, dopo la legge di Enrico Letta presidente, un livello migliore di trasparenza e di funzionamento. Qualcuno ritiene che si debba reintrodurre il finanziamento pubblico. Io credo che se si restituisce credibilità alla politica, ci sarà un pieno utilizzo dello strumento del 2 per 1000, che è un modo di finanziare trasparente in maniera plurale e universale la politica. Sulle vicende, come diceva lei, io non mi permetto, perché ad oggi c'è un importante quotidiano spagnolo ripreso da molti italiani, che è qualcuno che dice che addirittura c'è il documento che comprova questo. Ci sono smentite, io non faccio il magistrato, non faccio inchieste, non ho la verità e non accuso pregiudizialmente, preventivamente. Se fossero confermate con solide basi di prova o anche solo di sospetto, dovrebbe esserci un chiarimento immediato, perché si parla di un'entità molto precisa di risorse e di una modalità piuttosto discutibile con cui sono state erogate. E se invece questo non dovesse essere fondato, forse è bene fare chiarezza subito, dimostrando che non ha nessun fondamento questa notizia. Devo dire che tutta questa vicenda complessivamente mi fa dire che questa storia del mandiamoli a casa, dell'apriamolo come una scatoletta di tonno, vedo quando il Movimento 5 Stelle entra nell'istituzione, oggi c'ha la presidenza della Camera, importanti ruoli di governo, assume una modalità, un linguaggio e una postura che non ha nulla di innovativo rispetto a quello che siamo abituati a conoscere. Ecco, quindi forse dovremmo. Quella è la storia da chiudere davvero, è questa manfrina dell'antipolitica, quanto casomai dare tutti un contributo alla buona politica, perché è un paese che non ha una politica forte, credibile, trasparente, che ha una relazione di fiducia con i cittadini profonda, è un paese destinato ad avere le gambe corte. Poco fa è arrivata anche la smentita di Casaleggio, ha detto il Movimento 5 Stelle non ha mai ricevuto finanziamenti illeciti, non permetterò si infanghi il nome di mio padre. Io ringrazio molto il senatore Matteo Richetti di Azione, a presto per altre chiacchierate, buon Grazie proseguimento. a voi, grazie, buona giornata.